vogliamo sapere se voi fate uso abituale di Tripoli. Quando c'è sì, che sì. Ce lo deve portare il nostro amico ungherese. Che questo è il saltante di Budapest. Insomma, abbiamo iniziato, bevevamo prima un po' di più perché questo amico scendeva di più a Napoli. Però insomma, quando possiamo lo beviamo. Posso farvi una domanda che non c'entra con la musica, ma c'entra con l'Ungheria? Certo. Vi piace il cinema ungherese? Oddio, io lo conosco poco. E qui ci deve stare bene. Probabilmente. Allora c'è il nostro armonicista, è un grande esperto di cultura, storia, società. E lingua ungherese. Lingua ungherese. Non noi sospettiamo che abbia una moglie ungherese. Infatti c'è lingua nel senso glottologico. No, tutta, allora, tutte le lingue dell'Ungheria. Da un punto di vista letterario la lingua ungherese rappresenta un unicum nella. È vero, non sto scherzando, perché praticamente è un misto della lingua finnica con la lingua turca, per cui praticamente non si capisce nulla, è una lingua impossibile, dove spesso le parole sono accentate doppiamente, hanno un uso di consonanti e di vocali a noi sconosciuti. È agglutinante. La S, la E, la è agglutinante, questo l'hai detto tu. Lo sai che sono le agglutinante? Come? Di palo in frasca, come nasce una canzone qualsiasi degli Slivovitz? Dipende, non ci sono canzoni qualsiasi. Beh, diciamo una canzone poi è una parolaccia, un brano. No, adesso chi scrive la musica, insomma, o io, Pietro o chi altro, o Cito, insomma scriviamo, prima avevamo più tempo, provavamo insieme, i riff, uscivano i temi, adesso ognuno scrive i pezzi per tutti a casa, vanno le parti e poi andiamo in sala e cerchiamo di arrangiarlo insieme. Sì, tipicamente gli arrangiamenti sono sempre fatti insieme, nel senso che si arriva con un'idea più o meno compiuta del tema e delle parti del pezzo. Poi litighiamo. Il modo con cui queste parti vengono collegate tra loro, diciamo, passa per il sangue. E non è mai lo stesso tipo di arrangiamento da un certo punto di vista, dipende anche quello, cioè all'inizissimi per esempio si ragionava anche molto per generi, questo fa sì che i primi due lavori che abbiamo fatto sono molto molto eclettici, cioè nel senso ci sono molte diversità perché si puntava anche a levarsi lo spizio di organizzare degli arrangiamenti in una maniera particolareggiata per un certo genere, poi forse a un certo punto abbiamo trovato la nostra vena espressiva, abbiamo cominciato un po' a fregarcene dei generi. L'ultimo disco dei tre è quello che è forse c'ha un connotato più uniforme, va? E improvvisate molto, cioè una volta date la prima struttura, poi improvvisate o scrivete tutto? È tutto abbastanza scritto, poi ci sono le parti fatte per i soli, no? Sì. Lasciamo alcuni pezzi, a volte io scrivo senza soli proprio, a volte lascio delle parti aperte per i soli, oppure magari mentre arrangiamo il pezzo insieme, diciamo, qua facciamo una parte aperta per un solo perché sentiamo che ce n'è. Comunque tendenzialmente nei pezzi molto vecchi, quelli sui quali praticamente la struttura è molto molto digerita da tutti, spesso e volentieri ci concediamo anche dal vivo proprio delle grosse digressioni, questo perché magari un pezzo lo stai suonando veramente da 10 anni, quindi esatto, quindi questo è una, però vuol dire anche che c'è una sicurezza, invece nelle composizioni più recenti magari c'è un uso strutturale dell'improvvisazione che è una cosa diversa, nel senso che tu sai che avrai una parte di improvvisazione che deve essere forte o comunque deve portare il pezzo da una certa parte, poi il modo con cui viene condotta questa diciamo intercalatura dinamica è fatta male, questa... è fatta malissimo, no vabbè, però è fatto intercalatura significa passare da un momento all'intercalare significa passare da un momento all'altro, da una scena all'altra. È un'interpolazione musicale. Un'interpolazione. No, perché l'intercalatore diciamo. Ma no, è pedante questo intercalatore. Tu devi fare finta di niente e devi rispondere. Allora spieghiamo, perché l'intercalatore era quello là che praticamente faceva le vignette di mezzo tra due frame del cartone animato. Capito? E quindi praticamente questo modo di portare da una parte all'altra del pezzo può essere chiamato un intercalatore. Hai visto? Il prossimo album, quando, dove, perché? Il prossimo album penso o iniziamo a registrare o prima o durante l'estate o dopo l'estate. Subito dopo. Comunque non prima dell'inizio del 2015 perché l'etichetta diciamo in questo momento ci ha dato disponibilità per far uscire il lavoro a partire dai primi mesi del 2015, quindi diciamo che stiamo ancora finendo di scrivere proprio. E diciamo anche a telecamere
accese quello che ci siamo detti prima, cioè che io seguirò il backstage della lavorazione del nuovo album, sarò con voi. Allora diciamoci quello che sta, che tutto questo ti costerà la modica cifra di 2500 euro più spese, più un vitalizio in Slivovitz per un del gruppo, più una tratta, diciamo quella là che abbiamo detto proprio dietro, una tratta di bianche mutuabile per questi 2500 euro col finanziamento. Ci fa molto piacere se tu fai questa cosa. Veramente? L'ha detto, eh? L'ha detto. E adesso praticamente fa cambiare collera a tutte le altre persone. No, vabbè, Sandrina, la nostra fotografa che c'è. Lui si occupa delle foto, lui si occupa delle immagini. Ok, beh, la modica c'è 2005. 2500 euro, vabbè. Vabbè, è per lui, vabbè. Veramente ottimo. È un grande affare, un grande affare. Ragazzi, grazie. Considerato che poi lo venderai a circa 10.000 euro. Poi vi masterizzo tutti i film ungheresi che tengo. Li voglio, eh. Quando volete. Ragazzi, che Vaida, no, Vaida è polacco. Vaida è polacco. Belatar. Belatar. Esami storia del cinema. Miklos Jancho, che è morto qualche settimana fa. Sì, ragazzi, però una grandissima supercazza. Grande regista ungherese. Minkiewicz, il famosissimo scenario. Non fa la parte dell'ignorante. Ma scusatemi, ragazzi, non ho capito, ma perché adesso sei un cinema ungherese? Ma io ho altre competenze. Sono tappo. Altre competenze tipo? Tipo le interpolazioni musicali. Tipo le interpolazioni musicali nascono da un background di studi che ho fatto in altri vite precedenti. Anni. Io sono ignorante, l'ho detto tutto Guarda che musica, calcio e dopo. È cinema, dai, pure cinema. Ma cinema, il cinema però non quello ungherese. Ragazzi, non conosco il cinema ungherese, a me il cinema ungherese è russo, mi vede in razza. Eri convinto che Fassbender si chiamasse Fassbender. Poi detto che... Ah, boh, dai, l'ho inglesizzato. È un po' come un governo di uno stato, capito? C'è un presidente della Repubblica che il presidente della Repubblica sono io il capo del governo e lui. No, anzi. Alla napoletana ci sono grossi scontri, però comunque quest'asse funziona. Poi c'è il presidente della Camera che è lui, il presidente del Senato che è Derek perché è il più vecchio di tutti quanti. E poi ci sono i vari capi dell'opposizione, Ciro, il consolato ungherese, parlamentari, Ciro Salvatore Lamagna, che è l'assessore alle politiche giovanili, che purtroppo è il più giovane del gruppo. E lui, diciamo, purtroppo ha poca voce in capitolo, anche perché perde tempo a fare cose tipicamente da giovane, tipo occupare spazi abbandonati in città. Non è perdere tempo, dai! Scherziamo, invece sosteniamo le lotte dell'Ido Pola, che ultimamente è bancarotta, che è stata sgomberata. Noi siamo assolutamente al loro fianco, perché è l'unica realtà in mezzo a questo schifo che è la gestione di Bagnoli, che sarebbe una risorsa per tutta Napoli. Gli unici che fanno qualcosa sono i ragazzi che vanno, occupano e si prendono gli spazi. Gli altri fanno solo chiacchiere, vogliono bonificano, mettono a posto una serie di cose. È gente che veramente si fa un mazzo così. Questo è importante. E voi comunque, cioè, siete tutte persone che avete tutti quanti studiato in generale nella vita? Sì. No, al conservatore. Non sì, meno, guarda, io vedo. Perché ho visto una foto del vostro stemma, se non sbaglio, nel bagno. Sì. Ah, l'hai vista quella? Ah, l'ha vista da lui, perché ho visto su Facebook. Allora, guarda. Ma il conservatore ci hanno messo successo. Sì, ma penso che sia stato uno di loro. Non è messo successo. Ma penso che l'abbia fatto d'ore a poco. E poi tu sei. No, tu devi andare in Londra. No, non è vero. Io ho scritto che il cesso è il luogo deputato alla musica, cioè. Il bagno ha un'acustica particolare. Quanti pezzi scritti su Ma quella è la verità, cioè voglio dire, per uno che suona uno strumento a fianco. Allora io ho cominciato a suonare il sassofono molto piccolo e mia mamma giustamente ogni tanto si incazzava e io andavo a suonare in bagno e non uscivo più, perché il bagno comunque è un luogo dove la voce, gli strumenti acustici risuonano particolarmente. E l'aria già rimane, ma infatti, ma io ci sto benissimo. Ma non facevi quelle cose che fanno tutti i giovani? Tipo? Suonare il sassofono, certamente. Suonare il sassofono, fare le scale, su e giù. Questo è anche arpeggi. Comunque, se volete un curriculum dettagliato a livello di studi di conservatorio, direi che il più titolato di tutti è forse Ciro Riccardi. Sì.
perché Ciro diciamo Riccardi più o meno. Vabbè, comunque abbiamo studiato. Ha vinto due scudette e una coppa. Sì, no. Sì, Ciro Riccardi tutti è sono passati più o meno per il conservatorio, sì. Tranne l'armonicista che è volontariamente un'autodidatta e rifiuta l'educazione e la teoria, esatto, accademica. Lui, in quanto suonatore di armonica, essendo nato dal fuoco del blues, è uno che. Allora, faccio un esempio. Campi, no? Di cotone. Noi cose. Che ultimamente siamo cresciuti, ci scriviamo le parti perché comunque la musica la sappiamo scrivere e leggere. Chi più, chi meno, io non so leggere. Comunque ci portiamo le parti e Derek, che sarebbe quello che non sa suonare perché non ha studiato, arriva e di un pezzo che sono 184 battute, lui sa tutto a memoria. Per cui c'è chi non ha avuto bisogno di andare al conservatorio, diciamoci. È nato lo stesso giorno di Mozart, infatti, il 27 gennaio. Sì, sì, ma lui si offenderà, lui si schernerà tantissimo per questo che noi stiamo dicendo. Non sta dicendo niente di male. Però è così. Lo stiamo paragonando al mondo. Questo. Ma quello dicevamo quando mai. No, non è vero. È il tuo mito, il tuo mito. Maradona, poi. Ma il mio mito, no, a parte Maradona e Carella. Guarda che Marcello cambia mito abbastanza sì, rapidamente. Sì, ne ho tanti. Però, cioè, dipende di che genere, che gruppo, che epoca. Suonare, però diciamo che per me quello che fa è sempre al di sopra di tutti è Davis, per me è lui diciamo il capo assoluto, per me no, io non tendo a non definire, come dire a chi vuoi più bene, a mamma, come mamma. Inizia la strumento? Vabbè, io perché comunque ho cominciato da molto piccolo e io penso che il sassofono di James Senese, comunque tutta una scuola di sassofonisti napoletani, Senese, Abitabile, e in un secondo momento Daniele Segre, che io comunque a 15 anni sono andato a vedere il primo concerto di Daniele Segre, ti rendi conto che, cioè, Daniele è uno che ha fatto un certo tipo di musica a Napoli, in un certo qual modo, divulgando proprio tutta una serie di generi che io non conoscevo. Comunque Senese, cioè mia madre mi porta a vedere un concerto di Senese che io ero un bambino, questo sì. E quindi io rompevo le palle, volevo suonare il sassofono a 10 anni, a 11 anni volevo suonare il sassofono. Quindi, no, quello poi è venuto dopo quando ho cominciato a suonare troppo, allora mia mamma mi ha mandato a suonare il jazz. La mamma è sempre la mamma, nel torto o nella ragione. E Hendrix, e poi nella classica Mozart. Il mito della classica, dai, io lavoro per Sky Classic. Il mito classica, della per, cui, per me? Guarda, io penso che No, non dico nessun Penderecki, sono per dire Igor Stravinsky, perché Igor Stravinsky è stato solo il periodo iniziale, è arrivato, chiamate l'ambulanza, ma Stravinsky è Stravinsky è uno che ha fatto delle scelte musicali che Stravinsky, hanno, diciamolo come direbbero i francesi, Stravinsky sepultato. No, per forza, aspetta, allora ragazzi, vogliamo intavolare veramente questo discorso, cioè Stravinsky è uno che era mal visto perché era tacciato di essere un conservatore ed è uno che se vai a vedere ha fatto tutti i generi della musica contemporanea all'inizio del Novecento, compresa la dodecafonia e la è proprio ha visto proprio le passioni, anche se a me io sono adesso sono molto appassionato di Svora. Com'è? Svora. Vabbè, comunque gli piace la sinfonia del mondo. Suoni Mir Bobba. Ragazzi, anche Bela Bartok, per esempio. Bela Bartok per tutto il lavoro ungherese, fatto. Bela Bartok ungherese, ma che poi fu un altro che diciamo nobilitò la vera ricerca etnomusicologica che a noi è interessata, perché quando noi siamo andati in Ungheria la prima volta a pazziare, stiamo parlando di 10 anni fa, tu comunque ti trovi in un posto dove la tradizione strumentale della musica è vista in tutt'altra maniera rispetto all'Italia, cioè arrivi a conoscere la musica zingara, il modo di suonare di quelle bande, questo chiaramente su di noi ebbe molta, cioè fu comunque un elemento di fascino importantissimo, che poi adesso magari la componente di Lastra, la componente etnica, l'armonicista c'è molto in questo. Sì, se Derek fosse qui lui ti avrebbe detto che il suo mito musicale è Mick Jagger, sì. Infatti suona l'armonica. Ho visto 20 concerti di più, Sì, no, Derek è qua. Sì, va in tour. Derek a volte, capito, mentre c'è disponibilità per le date, in questi giorni non c'è, 3 giorni sta via. Derek, perché dove sei? No, sono andato a vedere i Rolling Stones. Vai. La gente non interessa più nella musica live, non come prima, si distrae molto più facilmente.
e non vuole andare, la musica live non ha più quel tiro che c'è prima, è così, soprattutto qua. E non è solo quella, è responsabilità della gente, del pubblico, è responsabilità anche dei musicisti che non danno determinato tipo di sonorità anche e di ricerca al pubblico. Però il pubblico è proprio responsabile, non da così. Uno spartiacque importante per tutta Italia è stato l'avvento della TV commerciale musicale. Cioè, se tu vai a vedere, alla fine degli anni 90, nel 96, dal 96 al 2000, è il periodo in cui si afferma MTV. Ora, MTV e tutta una serie di radio commerciali hanno chiaramente rovinato il mercato della musica. Cioè, della musica fino al 2000, io la sentivo. Quando era MTV Europe, io me la vedevo pure io, quando noi la prendevamo come MTV Europe, ma io mi ricordo che i programmi più interessanti, Red Ronnie faceva un bel programma su Tele Monte Carlo, c'erano delle cose su Rai 3 interessantissime, sketch, eccetera, eccetera. Questo me lo vedi, non vengono a Napoli. Mi andrò a vedere a Torino, no, a Roma. A Napoli non ci vengono perché ci stanno esordi. Secondo me c'è un grosso problema, quello che tu dici, la responsabilità del pubblico. Il pubblico fa quello che dicono i mass media su larga scala, questo va sempre considerato. Parte sì, in parte no, però ragazzi, tutta un'attenzione che c'era negli anni 70 e 80, secondo me, scusa, dobbiamo andare a suonare, ragazzi, dobbiamo andare a suonare, belli, ragazzi, grazie a voi, aiuto, poi, buona serata, ciao, a dopo, state, mi chiacchierano per ora.